Con Alessandro Fea, autore e regista dello spettacolo Il mio urlo, Irrequietezza ed amore, i Beat, una storia ancora aperta. A Roma, al Teatro Porta Portese, 12 e 13 luglio 2024, ben trovato. Ciao, ben trovato anche a te. Eccoci qua. Un nuovo progetto, di cosa si tratta? È un progetto legato molto alla mia passione che ho avuto, come penso tanti di noi, rispetto alla Beat Generation, no? Quindi a quel filone del dopoguerra americano, in qualche modo ha segnato un po' un'epoca. E da questa passione, chiamiamola così, fissa, come dice qualcuno, mi sono immaginato ai giorni nostri quello che potrebbe essere rimasto, volendo, o comunque un qualcosa che negli anni è un po' trascinato di quelli che erano i loro ideali, i loro pensieri, il loro modo di scrivere soprattutto. Per cui ho creato questa storia, diciamo, su due livelli, in cui si parla di un, chiamiamolo così, un musicista, artista di oggi, che cerca un po' di riprendere e di rimettere in moto quelli che erano appunto i pensieri, le finalità, soprattutto il sentire, come dice lui, the beatnik, come si definivano, quindi le vari Kerouac, Ginsberg, eccetera, perché in realtà tu sai, sono anche un appassionato di Patti Smith, è sempre stato come Lou Reed, tanti autori che hanno un po' trascinato, no, questo, il modo beat di scrivere e di pensare. Però mi sono immaginato, adesso a Roma oggi, chi potrebbe immaginarsi così seguace, no? E mi sono immaginato la storia di questo ragazzo così che scrive musica, che in realtà poi racconta la strada, perché tanti di oggi, a prescindere dai gusti musicali, e raccontare la strada è un po' quello che avveniva con loro, no? Quindi loro raccontavano il mondo sommerso, come lo definiva Lou Reed, no? Quello dei bar, dei vicoli, la notte, no? Quindi tutto ciò che l'America allora e anche noi oggi vorremmo non vedere come società, no? Quindi quel mondo nascosto, in cui in realtà, come dicevano loro, potrebbero invece nascondersi dei geni, no? Comunque gente elevata, poeti, scrittori, quindi così mi è venuto un po' in mente questo poterlo pensare a oggi, chi potrebbe essere o come potrebbe essere portato avanti questo discorso, che secondo me ha molte molte affinità con quello che noi viviamo in questo momento. Come hai pensato la scrittura, anche con contributi appunto degli autori che hai citato? Ho messo giusto un paio di cose, secondo me importanti, ma soprattutto ho voluto approfondire, perché appunto si lavorerà su questi due piani storici, no? C'è un piano vecchio, diciamo, di racconto, e un piano moderno. In realtà ho voluto approfondire molto anche la modalità con cui venivano scritte testi, poesie in quel periodo, da dove nasceva, quindi insomma, un legame per esempio a un certo tipo di musica, di un certo tipo, non solo dal punto di vista stilistico, ma proprio di modalità di recitare, per esempio, no? Loro avevano quel modo molto particolare di recitare le loro cose, di scrivere, che secondo me è molto interessante, perché in parte l'ho rivisto, per esempio, in un certo rap di un certo periodo, quindi c'è anche una modalità di usare la parola, il suono, in un modo un po' meno convenzionale come idea. Quindi dal punto di vista stilistico, diciamo, di poesie e cose, ne ho salvate un paio che sono bellissime secondo me, però appunto mi interessa approfondire il nucleo di quello che loro cercavano di fare. Come hai pensato la messa in scena? Lì a Porta Portese è uno spazio molto carino, anche se piccolo. Abbiamo creato tutta una serie con le luci di postazioni, chiamiamole così anche se non è la parola corretta, di postazioni con delle luci che hanno un po' un richiamo sia storicamente come feedback del passato che del presente. Quindi diciamo ci sarà un'alternanza continua tra presente e passato, e gli attori si muoveranno in questo piccolo spazio ricreando situazioni che appunto si agganciano a un prima e a un adesso. Molto dinamico. Molto dinamico. L'omaggio dichiarato comunque a Ginsberg a partire dal titolo. Sì, assolutamente, assolutamente, perché più lo leggi, più lo ascolti, più capisci che la cosa proprio pazzesca appunto loro è che hanno, come dice lui, hanno vissuto l'inferno per poi riuscire a dare amore nella vita, no? Che se ci pensi è un percorso evolutivo mostruoso, no? Pazzesco, cioè di gente veramente ha visto a 12, 13, 15 anni, lui era già stato in galera, elettroshock, cioè insomma delle vite che tu dici, ma di che stiamo a parlare? Eppure sono riusciti poi ad evolversi, non tutti chiaramente, ma molti. Non dico a livello spirituale, perché quella non è la parte che poi mi interessa meno, però riuscire veramente a entrare in se stessi e a dare, ecco, la cosa bella loro è proprio che loro davano anche questa visione dell'amore così profondo, così aperto, no, della società, cioè proprio, non lo so, qualcosa che ti riempie il cuore, almeno a me come fa st'effetto, non so. Una visione positiva, porca miseria, che se no uno sta sempre a vedere tutto nero, invece a un certo punto vediamo pure un po', come diceva quello, un po' del blu, no, insomma, quindi. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? C'è il sito del Teatro Porta Portese, poi sull'isola della Locandina, con tutti i riferimenti anche telefonici per le prenotazioni. Basta andare appunto a mettere portaportese.it e trovate tutto là.
Lo spettacolo Il mio urlo, irrequietezza ed amore. I beat, una storia ancora aperta. A Roma, al Teatro Porta Portese, 12 e 13 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Alessandro Fea. A presto! Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie mille.